Ma quando è stata l'ultima volta che abbiamo pulito i computer? Eh? Pulito i computer! È stato... Ucca! Sì, lo so, siamo dei pessimi gamer! È passato troppo tempo, ma adesso dobbiamo rimediare. Che cavolo hai messo tutto? Potrebbe sembrare un pochino esagerata come cosa, ma in realtà abbiamo trovato delle cose nei bicchieri che non ci dovrebbero stare! Le precauzioni prima di tutto. Perché devi sempre fare le cose trash? Mettiamoci al lavoro. Ho detto mettiamoci al lavoro! Mi serve un attimo di concentrazione per affrontare quello che stiamo per affrontare. In particolare, cioè, sono anche allergico alla polvere! Raga, l'ho solo spostato di una stanza e guardate che è venuto fuori. La situazione è decisamente peggio di quello che pensavo, cioè qua dietro è venuto fuori. Guarda le canzoni, guarda i pantaloni, tutti già sporchi. In realtà penso che il tuo PC debba aspettare perché il mio ha bisogno di un vetro. Dici, sono solo 6 mesi che è stato distrutto e è in questo stato. Tra l'altro, se non avete visto com'è accaduto, cliccate qua sopra perché è un video che non vi potete perdere. Metodi alternativi per sopravvivere al caldo. Lio, ma perché non hai ancora ricomprato il vetro? In realtà l'ho cercato il vetro del mio case cozzer, ma praticamente costava quasi quanto tutto il case e quindi non era un ottimo affare. E soprattutto non credo che avevi voglia di ripetere il rischio di un'altra volta. Il trauma, non il rischio, il trauma. Ed è per questo che ci è venuta un'idea geniale. Questo sarà il mio nuovo vetro laterale ed è plexiglass. Non lo so mai dire. Plexiglass. Prendiamo le misure e poi tagliamolo. Non avevamo considerato la fisica. Praticamente questa è plastica che con il calore si scioglie e poi dopo si rifonde insieme. Adesso sta facendo i segni per le viti, giusto? Questa forse è la parte più delicata, perché se non si va in maniera gentile con il trapano, qua si crepa tutto, eh. Potete ammirare il mastro Eric nel suo habitat naturale. Vedete come è pacifico, tranquillo. Se volete avvicinarvi, mi raccomando, fatelo a piccoli passi. Vuoi una mano? No, immortala pure, perché so che sono i momenti che preferisci, questi momenti della verità, dove tutto può essere rovinato con un semplice gesto sbagliato. Scopriamo se può diventare il tuo futuro lavoro. Ho lavorato fino ad oggi soltanto per questo momento. Vai, vai. Quello lassù. Entrate. Sì, sì, il signorino è pronto. Adesso tocca a te, passiamo al tuo. Beh, io diciamo che ho fatto il tuo e tu pulisci. No, il mio. La colonia di ragni non la levo dal tuo PC, è chiaro? Super figo, Perché il vecchio vetro aveva delle bande nere che copriva tutti i bordi. Sembra molto più ampio. Sembra più enorme. Poi guardate che LED potenti. Mi piace, sì. Vi vedo, Sghiaccicati sul telefono per cercare di capire che componenti sono, ma tranquilli, qua sotto in descrizione vi lasciamo il link del nostro negozio Amazon, così potete vederli tutti, sia del mio PC che anche di quello di Eric, aggiornati fino all'ultimo modello. E anche tutte le periferiche, cuffie, mouse, eccetera, eccetera. Vorrei far notare che l'unica cosa che anche qua sopra è pulita è solo il tasto di accensione, non so se lo vedete, perché pure qua è riuscito a farci una lastra di letto, mentre qua dietro, collaborazione inedita con il Signore degli Anelli, qua abbiamo la barba di Gandalf che sbuca praticamente da qua dietro.
Questo è come non si tiene un computer tutorial. Anche se non avete voglia di pulire tutto il PC, almeno questa cosa fatela. Qua giù in basso, sotto l'alimentatore, trovate un filtro. Questo filtro, ragazzi, tenetelo sempre pulito. Non come me, pulito! Guardate la polvere. Questo è il modo per friggere l'alimentatore, quindi far saltare tutto il PC più facile che ci sia. Sotto l'acqua, soffiate, fate quello che volete, ma tenetelo pulito. Cioè, ragazzi, allora, veloce panoramica, ma guardate, non so se la vedete, qua c'è una ragnatela che è perfetta! Cioè, è fatta proprio in maniera simmetrica, come quelle che vedreste in Spider-Man. Sì, questo vuol dire solo che ci sono i ragni dentro il PC. Non so se la vedete bene perché c'è ancora la pellicola sul vetro. Cioè, certo, tu tieni la pellicola e poi il PC in queste condizioni. Sei un controsenso! Ok, mi sono messa a debita distanza perché se esce tipo mamma ragno e i bambini io scappo. Ah! Cos'è? È già arrivata un'ape. Porca miseria, mi fai prendere gli infarti. Prima cosa, evitiamo di rompere anche questo vetro. C'è un'ape sulla testa. Oh, vai via, vado, porco. Porco, non è il momento, porco. Allora, la ragnatela si vede, almeno con l'occhio si vede. Non so se si vede nell'inquadratura. Il ragno, c'è il ragno! Dai, dove cazzo fa? Che fai? Vuoi scappare? Ti stiamo levando la casa e non sai dove andare? Oddio, mamma si muove. Stai fermo, vai via. Io ti ammazzo, Oddio. No! È vivo, sta bene. Sarebbe più adatto utilizzare una bomboletta. D'aria compressa, perché questo è un pochino troppo forte e rischiate di rovinare qualcosa se esagerate. Io, se volete, vi lascio in descrizione il link di Amazon delle bombolette aria compressa, che sono veramente perfette per fare questo. Però avete visto in quanto è venuto bello pulito. I rivoli proprio di polvere. E poi speriamo che non vengano fuori altri ragni. Raga, ma state vedendo? State vedendo? Guardate, mentre io pulisco, lei con la scusa dei ragni, guardate che combina. Posso spiegare? Mi devo, ecco, allenare. Ma te non hai un PC da pulire? No, 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 non ho fame. Arriverà lo stesso. Oddio, oddio. Sono arrivata lo stesso. Cosa fai? Ma non lo puoi fare te che non sei allergica alla polvere. Guardate. Oddio. Guardate dietro. No. Che schifo. No, ma dai Eric, ma in che condizioni stai? Questo, ragazzi, è pericolosissimo perché le temperature, soprattutto d'estate, salgono tantissimo. Quindi mi raccomando, non fate come me, pulite i filtri. No, piano. Pulite i filtri, ragazzi, pulite i filtri. C'è metà pelliccia di paini qui. Le ventole tocca pulirle anche dall'interno. Guardate là come rimangono sporche nonostante abbiamo passato tutto. Alla fine direi che tutto sommato è andata bene, sono usciti solo due ragni. Poteva andare molto peggio per come era stato lasciato all'abbandono proprio. Stai fermo? Fermo? Non vedete la sua faccia perché incontro lui, è spaventatissimo, guardatelo. Guarda come ti sei ridotto il piede. No, guarda il piede com'è sudicio. E pensa, era tutto nel PC, sto schifo. Stavolta è andata bene. Ma con quella quantità di polvere e i 40 gradi che ci sono ora, abbiamo rischiato forte, ragazzi. Se avere un PC è la cosa più bella del mondo, ma ci vuole un minimo di voglia di mantenerlo. Non come te. Perché mi devi sempre mettere? E voi ogni quanto pulite il vostro computer? Avete mai provato a pulire la vostra console? Ma io vi do un piccolo consiglio. Tenete il computer in terra come fa Sound, ma così, sollevato, così dentro ci entrerà meno polvere.